Oltre la corsa, il podcast di Swibair è giunto alla sua seconda stagione. Abbiamo creato questo spazio per confrontarci parlando di corridori e corse, gioie e dolori, beffe e trionfi, e lo faremo come piace a noi e come crediamo possa piacere a voi che ci ascoltate, portando avanti questo scambio di idee e opinioni sempre alla nostra maniera, tra l'approfondimento e la leggerezza, il romanzato e il racconto giornalistico. Amiche e amici di Swibair che ci ascoltate su Oltre la Corsa, il nostro podcast è arrivato questa settimana alla sua 15ª puntata della seconda stagione. Sono Alessandro Utieri e ho il piacere di introdurre in questo nuovo episodio Davide Bernardini. Ciao Davide. Ciao Alessandro, ciao ragazzi, buonasera. Luca Saugo, ciao Luca. Ciao ragazzi, ciao a tutti. E Alberico Faroldi, ciao Alberico. Ciao a tutti, ben ritrovati. Mentre le settimane passano e ancora non si saprà se effettivamente la stagione potrà ripartire dal mese di agosto, e in questo senso diventeranno chiaramente decisive le prossime settimane, e quindi in attesa di buone notizie per noi appassionati, a proposito di passione, in questa nuova puntata parleremo di uno dei personaggi più tifati e vincenti dell'ultimo decennio, e che allo stesso tempo, come ogni buon personaggio che si rispetti, è anche fra i più divisivi del panorama ciclistico internazionale. È nato a Zilina il 26 gennaio del 1990 ed è stato capace fino ad oggi di vincere oltre un centinaio di corse. Forte in volata, guida la bici come pochi, perfettamente adatto alle corse di un giorno e mi verrebbe da dire praticamente a tutte le corse di un giorno, ma poi questo lo vedremo in seguito, vedremo cosa pensano di questo Davide e Luca Albino. Tifatissimo anche per i suoi modi, sia in gruppo che con i tifosi, ritenuto a volte anche eccessivo, quasi istrionico. I suoi primi vagiti nel mondo del professionista avevano fatto sprecare anche paragoni scomodi, come succede sempre quando arriva nel gruppo un corridore giovane e vincente. Naturalmente, se non si fosse ancora capito, sto parlando di Peter Sagan. Tra i suoi successi più importanti, chiaramente i tre mondiali in linea, 12 tappe al Tour de France, dove ha conquistato anche per 7 volte la classifica punti, 3 gambe belghe, 7 tappe alla Tirreno Adriatico, 2 Grand Prix de Quebec e poi chiaramente fiore all'occhiello della sua carriera, il Giro delle Fiandre del 2016 e la Parigi-Roubaix del 2018. Questo solo per citare alcune delle sue vittorie, le più importanti, anche perché sennò stiamo qua fino a domani. Nonostante i suoi successi, oggi Peter Sagan resta uno dei corridori che divide maggiormente pubblico, giornalisti, appassionati, tifosi, forse per le aspettative un po' deluse in alcuni, forse per quel suo essere personaggio a volte fuori dalle righe, che magari in un mondo spesso troppo conservatore per certi aspetti può addirittura dare fastidio. Ma il suo intento nobile e anche interessato è stato anche quello di far emergere il ciclismo da aspetti a volte intrisi di provincialismo, di uno sport dove si narra spesso solo la fatica e la sporcizia, dove si narra di volti tumefatti dal dolore. L'intento di Peter Sagan è stato sempre quello di mostrare invece un volto diverso del ciclismo, svecchiarlo, renderlo appetibile dal punto di vista mediatico, renderlo contemporaneo e riuscire anche a venderlo meglio. Che ci sia riuscito oppure meno non è l'argomento principale del nostro dibattito, quello che a noi interessa più che altro oggi è capire che cosa è stato e che cosa sarà Peter Sagan come corridore. Quali sono state le sue scelte e a cosa l'hanno portato oggi che, dopo aver compiuto 30 anni da poco, insomma qualche mese, con una delle carriere più vincenti del ciclismo degli anni 2000, ma che allo stesso tempo fa storcere il naso a molti perché forse non ha raccolto quello che si pensava quando nel 2010 alla Parigi-Nizza iniziò a mettere in mostra il suo talento anche tra i professionisti, dopo aver fatto intravedere la sua luce anche nelle categorie giovanili, quando i suoi scopritori lo videro prima vincere il mondiale juniores nella mountain bike e poi conquistare il podio ridato sempre tra gli juniores nel ciclocross. Iniziamo da Davide, a cui chiedo qual è la percezione che si ha di Sagan, sia la percezione che hanno i tifosi, i media o anche i semplici osservatori di ciclismo. Una cosa che mi ha sempre anche incuriosito, no? Ovvero, fino a qualche anno fa, direi diciamo quando Sagan era senza ombra di dubbio il faro del movimento ciclistico, un movimento che comunque aveva anche i Froome, i Valverde, i Nibali e tutti gli altri più o meno grandi corridori che ci sono stati negli ultimi anni, però l'impressione era che Sagan fosse veramente, no, fuori concorso a livello di stipendio, di vittorie, di successo, di interesse che generava. Ecco, e come hai detto tu,
a mio parere, diciamo, ma non credo a mio parere basta, chiunque, diciamo, conosce abbastanza bene il ciclismo e si prende un attimo per riflettere, capisce alla svelta che paragonare Merckx a Sagan non è proprio sbagliato. Però soltanto il fatto di aver pensato a Merckx parlando di Sagan dà l'idea, credo, la misura di quello che per qualche anno è stato Sagan e è sembrato Sagan. Poi, diciamo, non improvvisamente, ma quasi nel giro forse di un anno e mezzo, un lento declino, ma lento ma inesorabile direi, di Sagan e l'avvento, l'esplosione, chiamatela come volete, dei vari Alaphilippe, Evenepoel, Van der Poel, Van Aert, la longevità, come dicevo, anche dei vari Froome, Nibali, Valverde, Gilbert, ha contribuito un attimino ad oscurare la luce di Sagan. Questo discorso ovviamente bisogna considerare anche i risultati di Sagan. Sagan comunque l'anno scorso non è che abbia fatto ridere, perché comunque, se non sbaglio, è arrivato quarto alla Sanremo, quinto alla Roubaix, al Mondiale e subito fuori dai primi 10, forse addirittura proprio undicesimo al Fiandre. Quindi ecco, comunque ha vinto una tappa al Tour, la maglia verde. Quindi ecco, diciamo, non si può parlare assolutamente di Sagan come di un corridore finito. Però ecco, il rapido declino che ha avuto anche il suo impatto, l'interesse che generava nel pubblico è indicativo e non è casuale. C'è chi sostiene appunto che anche l'onta della squalifica al Tour de France di qualche anno fa, quando rimase coinvolto, no, in quell'incidente con Cavendish, l'abbia un po' anche buttato giù. C'è chi parla del divorzio con la sua, a questo punto, ex moglie, come anche di un passaggio importante, probabilmente non vissuto del tutto bene, come credo sia anche naturale. Quindi ecco, non è casuale che Sagan stia attraversando questo periodo qui, però credo anche che ci siano anche dei motivi ulteriori. Sagan fondamentalmente ha sempre avuto questo atteggiamento guascone e io sinceramente non me lo sono mai immaginato attivo, non riesco tuttora ad immaginarmelo in attività fino ai 38-40 anni. Come ha interpretato il ciclismo lo abbiamo sempre saputo, visto, capito, lui non lo ha mai nascosto. Senz'altro un professionista di tutto rispetto, altrimenti non si rimane al massimo per un decennio e forse anche di più, però allo stesso tempo un piglio, come dicevo, molto anche leggero, scanzonato e che secondo me male si confà con il concetto di longevità. All'inizio di quest'anno lui in un'intervista a Cycling News parlava già di ritiro, non come un'eventualità prossima, ma senz'altro molto vicina nel giro di qualche anno. A maggior ragione se dovesse conquistare quel paio di corse che gli mancano, non so, qualche tappa al Giro, la Milano-Sanremo, una prova olimpica, vedremo quale, se si correrà quella di Tokyo o meno. Secondo me Sagan, ecco, ha imboccato il viale del tramonto, lo ha imboccato in maniera lenta, senz'altro sarà ancora capace, glielo auguro perché è stato un fuoriclasse. Sarà ancora capace magari di conquistare qualche corsa di prestigio, però credo che il Sagan da 20 vittorie all'anno, da vittorie quasi conquistate all'80% delle sue possibilità, da buchi chiusi a bocca chiusa, respirando solo col naso, secondo me quel Sagan non c'è più. E lo dico senza polemica perché, ripeto, al di là poi dell'atteggiamento e del corridore più o meno piacevole, più o meno condivisibile, che sia stato un grande corridore e che potesse conquistare molto altro, ecco, lascio la parola a Luca e Albino. Grazie Davide. Roberto Mattio, ex direttore sportivo di Sagan ai tempi della Liquigas, come si racconta anche uno dei suoi scopritori, in un'intervista rilasciata alla stampa 3 anni fa disse: "Per me Peter Sagan è un corridore che potrebbe tranquillamente vincere un grande giro". Albino, a te chiedo, partendo anche dalle parole di Roberto Mattio, cosa è stato e cosa sarebbe potuto essere Sagan? E se vuoi puoi anche raccontarci errori tattici in determinate corse, errori di preparazione, di scelte e anche su come ha impostato la sua carriera, prediligendo magari determinate corse rispetto ad altre. A te la parola. Mi trovo d'accordo con quello che ha detto Amadio, anche se lui per primo dovrebbe fare un po' mea culpa, perché mi ricordo benissimo
che ai tempi della Liquigas a Sagan inizialmente non veniva fatta fare la Roubaix perché dicevano che la sua pedalata non era adatta. Abbiamo visto poi nel corso degli anni che la classica forse in cui ha ottenuto i risultati migliori è stata proprio la Roubaix, anche l'anno scorso, non certo una delle sue versioni migliori, più scintillanti, ha comunque fatto una Roubaix nelle posizioni di avanguardia. Sagan può essere paragonato a un Freddy Martens, uno Sean Kelly, corridori che hanno vinto un grande giro nonostante siano passati alla storia come velocisti o come uomini da classiche. Il ciclismo è cambiato molto, Sagan una Vuelta come quella degli anni 70-80, inizio anni 90, avrebbe sicuramente potuto vincere, anzi probabilmente l'avrebbe pure vinta se si fosse focalizzato su quel determinato tipo di corsa. Per quanto riguarda le scelte di carriera, io penso che abbia fatto le scelte più comode, portato a monetizzare di più il suo talento e non a elevarlo ai livelli dei grandissimi. Sagan in questo momento è a livello, ho detto Martens, livello come carriera, o a livello di uno Zabel, non a un livello di un De Vlaminck dello stesso Sean Kelly. Focalizzarsi su alcune corse che gli interessavano, che forse sia lui che il suo entourage hanno percepito come quelle più adatte ad accrescere la sua immagine internazionale. Quando Sagan fa un'intervista è a Roubaix Tour mondiale, non hanno di certo aiutato le comparsate immancabili in California per ragioni di sponsor. Certo avrebbe potuto benissimo dire: ragazzi, quest'anno passo, vado a fare un giro, e dirlo, scusate gioco di parole, al Giro d'Italia e arricchisco il mio palmarès con qualche tappa della corsa italiana, dove data l'assenza storica di corridori di vertice per le tappe mosse avrebbe avuto gioco facile contro i Battaglino, gli Ulissi, comunque buonissimi corridori di questo mondo. Ha fatto l'Amstel una volta negli ultimi 6 anni ed è arrivato quarto, non poteva farla anche prima? Ha fatto le scelte più comode, non si può dire che non abbia avuto ragione, perché è il corridore più pagato, il corridore più famoso, l'unico vero grande personaggio del ciclismo attuale. Però per chi è abituato ad andare oltre la superficie resta quel retrogusto amaro in bocca di un corridore che poteva vincere veramente tutte le corse tranne i grandi giri come siamo abituati a vederli oggi forse, però Liegi, Amstel, Lombardia, ce l'ha fatta Gilbert, che secondo me come potenzialità è addirittura inferiore a Sagan, è professionalità. L'amore per lo sport a 360 gradi e anche dal punto di vista della cultura, perché sì, era un argomento che avevamo già toccato in uno dei primi podcast, la cultura sportiva fa tanto per l'appassionato ma anche per il corridore. Sagan, forse anche per questa sua scarsa cultura sportiva, ha cerchiato alcune prove del calendario e altre invece ugualmente degne di attenzione le ha lasciate andare, e questo purtroppo ne fa parlare come un corridore che ha vinto tantissimo, uno degli emblemi degli anni 10 del ventunesimo secolo, che però non ha raggiunto quello che ci si poteva legittimamente aspettare da lui. Ma senti Albino, ma invece tatticamente in corsa quante corse ha buttato via Sagan? Tante quante Valverde, e sono state tante le corse che ha buttato via Valverde. Uno degli esempi che mi capita di fare spesso sulla insipienza tattica di Saga sono le volate. Ne ha perse veramente tante contro, penso a Van Avermaet, anche alla Filippa, alla Sanremo dell'anno scorso. A volte le ha sbagliate per essere stato troppo dietro, a volte per aver preso la volata da davanti, non è mai riuscito a trovare, soprattutto nei casi di gruppo ristretto, le giuste misure. Invece nelle volate di gruppo compatto è straordinario, è veramente bellissimo vederlo come si muove. Paradossalmente ha vinto molte più volate di gruppo dove non è uno dei primi 4-5 velocisti più rapidi, e invece quando sembrava non avere rivali si è fatto gabbare da qualcuno più lento di lui.
Tra l'altro le sue migliori vittorie sono, parlo di Fiandre e Roubaix, perché secondo me le vittorie mondiali sono arrivate quando lui si è esposto da lontano in prima persona. Quando ha aspettato invece ha sempre trovato qualcuno che gli è arrivato davanti. Non è mai stato propositivo come ce lo si poteva aspettare. A volte anche nel dopo gara si è trincerato dietro un non vogliono collaborare con me. Non aveva ben presente il problema. Se ha perso quelle gare non è stato certo perché non ha trovato collaborazione, anzi è sempre meno di quella che il corridore normale ottiene, però Sagan non è un corridore normale. È ovvio che venga temuto quando ci si trova nello stesso gruppo con lui, però ha ricevuto collaborazione e come se l'ha ricevuta. Grazie Albino. Passiamo a Luca, a cui faccio una prima domanda e gliela metto giù proprio in maniera brutale. Per te Sagan è un corridore sopravvalutato? No, Sagan non è sopravvalutato. Semmai, ecco, quando magari leggono i paragoni tra Sagan e Van der Poel, non è Sagan che è sopravvalutato, è Van der Poel che viene sottovalutato da chi evidentemente non ha metri di giudizio che vadano oltre Sagan. Sagan è un grandissimo campione, un corridore dei metri incredibili, no? Non c'è nulla da dire su questo. Come giustamente sottolineavano gli altri prima, non è che Sagan non ha ottenuto quei risultati che noi ci aspettavamo per una mancanza di mezzi. Anzi, se siamo qui a lamentarci che Sagan, dopo 10 anni di ciclismo, non ha ottenuto i risultati che pensavamo potesse ottenere, è proprio perché sappiamo che di quali mezzi dispone. Secondo me, appunto, quella di Sagan è stato in questa sua carriera che le vittorie, se andiamo a vedere il palmarès, ci sono, cioè ha vinto 3 mondiali. Poi andiamo a vedere un attimino nel dettaglio: in realtà è più scarno di quello che magari uno crede ad uno sguardo superficiale. Perché sì, ha vinto 3 mondiali, ma che mondiali erano? Erano 3 corse che oggettivamente non valevano minimamente dal punto di vista tecnico quello che può valere una Paris-Roubaix, un Giro delle Fiandre piuttosto che un Giro di Lombardia. Ha vinto una Roubaix, ha vinto un Fiandre, basta. E infatti lì quelle gare che sono complicate da vincere anche dal punto di vista tattico, a lui è sempre mancato qualcosa, ma non gli è mancato tanto per un fattore di gambe, secondo me. Sì, in talune occasioni sì, perché nel biennio 2014-2015 andava proprio piano, però altre volte non è quello che gli è mancato, magari gli è mancata un po' di voglia di vincere, lui ha questo atteggiamento appunto un po' naif, ecco per dire, no? Negli anni è sempre stato un po' paragonato a Valentino Rossi, chiamato il Rossi del ciclismo, però al di là che insomma Rossi ha 41 anni e corre ancora in moto, io sa che corre in bicicletta a 40 anni, non se lo vedo, però vi ricordate Rossi nei suoi anni d'oro che voglia aveva di vincere, cioè quel passaggio lì a Lorenzo nel 2009, nel GP di Catalunya, dove l'ha tirato fuori, è un equivalente ciclistico da parte di Sagan di quella roba là, non esiste un equivalente ciclistico di quella roba là che può essere l'Amstel Gold Race di Van der Poel, lui non l'ha mai fatta, cioè ha vinto quando era facile tra virgolette vincere, appunto ha vinto quei 3 mondiali dove l'hanno portato fino agli ultimi chilometri e lì ha fatto valere la sua esuberanza. Ma nelle corse che si complicavano lui non ha mai vinto, e poi appunto come dicevano giustamente anche gli altri prima, il problema è che non si è mai posto obiettivi che vadano appena un po' oltre la sua zona di comfort, non è stato l'unico comunque nell'era recente, perché lo hanno fatto anche Valverde, ha scoperto il Fiandre a 40 anni, ha scoperto che poteva essere competitivo al Fiandre, l'ha fatto Cancellara, che è un campione molto più lodato di Sagan, però a me sembra assurdo che il Cancellara, che a Mendrisio, su quel circuito là era più forte di tutti, non abbia mai provato la Lombardia, non abbia mai provato la Liegi-Bastogne-Lieti. L'unico vero campione trasversale delle classiche che si è andato a misurare anche al di fuori delle sue zone di comfort, delle sue zone di elezione, è stato Philippe Gilbert. Ha dimostrato qualcosa, ha dimostrato che i grandi campioni, che hanno un grandissimo talento, se ci provano possono vincere anche quelle che sulla carta non sono le gare più adatte a loro. Sagan una volta ci ha provato al Giro di California, che ovviamente una vittoria al Giro di California non vale una Liegi-Bastogne-Liegi, però ha dimostrato al Giro di California, vincendo la classifica generale di una gara che aveva l'arrivo in salita posto sul Monte Baldo, che è un salitone, comunque di poter essere competitivo anche al di fuori di quello che è il suo terreno di elezione.
però volevo aggiungere una cosa. Spesso noi, io stesso, abbiamo fatto il discorso su Sagan, che ha questa scarsa cultura anche per il suo paese di provenienza. Però se Sagan viene dalla Slovacchia, la Slovacchia è una parte della Czechoslovacchia. La Czechoslovacchia aveva un movimento veramente importante, cioè corridori come Radomir Simunek Senior o Jiří Škoda, magari non sono conosciuti dall'appassionato medio, però sono gente che nel ciclismo ha raccolto risultati veramente notevoli. Lo stesso Giro di Slovacchia è una gara che esiste dagli anni 50, una gara che è stata vinta da miriade di campionissimi, del primo pioniere del ciclismo cecoslovacco Jan Veselý a Pavel Tonko, Ivan Ivanov, il quattro volte vincitore del Giro della DDR Bert Rogan. E se andiamo a vedere anche altri corridori che sono arrivati sul podio, troviamo gente importantissima come Piotr Grumov, Sergej Sukuruchenkov, un corridore norvegese che piace molto a Ale, quale Justin Willman. Quindi cioè, la cultura, se voleva Sagan, poteva trovarla. Non è che la Slovacchia è un posto di zero cultura, anzi, se andiamo a vedere il movimento slovacco in sé, se la passava molto meglio quando è passato europeista Sagan, e aveva oltre a Sagan un corridore come Peter Velit, che poi non ha mantenuto le premesse, ma che nei primi anni di ciclismo aveva vinto un mondiale under 23, poi aveva fatto il terzo posto alla Vuelta piuttosto che adesso. Quindi io penso che sia il problema di Sagan sia un problema suo caratteriale, che non ha mai voluto porsi quelle sfide un po' più dure, un po' più difficili da realizzare, ma che in realtà erano alla sua portata. Cioè io vedo Van der Poel, che, perché comunque il paragone casca là, vedo Van der Poel che prova a vincere qualsiasi cosa appena vede che ha la possibilità quest'anno di fare il Giro di Lombardia, apre il Giro di Lombardia, e vedo Sagan che non c'è mai provato. E lì, se vogliamo, c'è la differenza tra i due corridori, che uno ha una fame che l'altro non aveva. Sagan si è probabilmente un po' anche per via dei media che lo hanno subito esaltato come il futuro del ciclismo. Cioè mi fa strano che non ci sia, che per corridori come Even Poel o come Van der Poel ci sia sempre un po' di scetticismo di base, perché non si crede che possa più nascere il campionismo. Invece Sagan, che aveva dimostrato obiettivamente meno comunque fino a che non ha vinto il mondiale, era il nuovo Merckx. E lì secondo me anche quello, poi anche un prenderlo e metterlo subito sul piedistallo, magari fatto anche perché erano anni particolarmente difficili per il ciclismo e serviva un nuovo personaggio, lui aveva anche qualità per essere un personaggio oltre la gara, che spazzasse via un po' il passato. Ecco, lui è stato messo, no, su questo piedistallo, e si è anche un po', si è un attimino accontentato di poter fare il suo, di poter vincere i suoi mondiali e di non passare oltre, di non fare quel qualcosa in più che gli avrebbe permesso di passare alla storia. Grazie Luca anche per la citazione del mitico Justin Willman. Volevo chiederti invece, sempre su, chiaramente sempre su Peter Sagan, che cosa invece ci possiamo aspettare dal futuro immediato e dal punto di vista chiaramente come corridore? Oddio, io purtroppo lui l'ho visto molto male da quando è stato vittima di quella brutta caduta al Tour de France del 2018. Non l'ho più visto brillante come prima, non l'ho più visto esplosivo come prima. Mi sembra un corridore un po' appesantito. La speranza è che magari, sai, questi mesi senza gare, senza allenamenti troppo intensi, gli avevano fatto recuperare un po' di freschezza. L'anno scorso ha fatto un bel mondiale, comunque niente di esaltante, però è arrivato davanti. Chiaramente le doti per tirare fuori ancora qualche coniglio dal cilindro ci sono, per un bel colpo di coda, insomma, potrebbe magari farlo, magari alla Sanremo, sai che è una corsa che può vincere chiunque, però penso che comunque il treno per diventare una leggenda del calibro di quelle che citava Albi, del calibro di Roger De Vlaeminck e di Sean Kelly, sia ormai passato. Poi io volevo aggiungere che la caduta che l'ho visto protagonista al Tour del 2018 non viene quasi mai ricordata, ma secondo me è un turning point della carriera di Sagan, perché lui, dopo essere caduto in maniera brutta, anche molto dolorante, poi se non ricordo male si era imbarcato in un viaggio verso la quarta maglia iridata.
e andò al campionato europeo dove si ritirò praticamente subito e poi fece tutta una vuelta. Quindi, secondo me, gravò ulteriormente la sua situazione. Da lì in poi il Sagan, conoscevamo, si è visto molto raramente. Attentamente si vede una discesa delle sue prestazioni da quel momento in poi. Poi per andare a ben figurare in un mondiale in cui anche il miglior Sagan avrà ad arrivare davanti, dato che c'era quella salita orribile alla fine. Grazie a te Albino, siamo giunti al termine quindi di questa 15ª puntata e ringrazio chi ci ha ascoltato fino a qui e ringrazio chi ci ha tenuto compagnia, ovvero Davide Bernardini. Ciao Davide. Ciao Alessandro, ciao ragazzi, alla prossima. Ciao Luca Saugo, ciao Luca. a tutti, alla prossima. E Alberico Faroldi, ciao Albino. Ciao, alla prossima.